Signori, benvenuti e bentornati in questo fantastico nuovo episodio della Gemma Cosa su Rainbow Six Siege. Oggi ragazzi torna Gianco con un video con titolo Una partita mentalmente difficilissima e giocherà insieme a Marza, Mollu e Regis. Prima di cominciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione, vi ricordo che vado in live ogni giorno sul sito Viola dalle 15 in poi, tranne domenica, qui c'è la live del sito Viola che vi sta salutando, quindi ricambiate. Io vi ricordo ragazzi che facciamo tutto quello che voi vedete su YouTube in live, quindi se volete venire a partecipare, venerdì 31 ci sarà una mia live 12 ore estendibile sul sito Viola, ok? Per avere le info e gli orari mi seguite su Instagram. E ora ragazzi vi ricordo che faccio coaching privato, se volete farvi coachare da me mi scrivete in privato su Instagram che vi do tutte le info. E ora andiamo col video. Allora ragazzi, siamo in partita, siamo su Oregon. Ovviamente ragazzi, rispetto a Ciccio ed altri, taglia. Siamo con Thor. Lui, se non sbaglio, ragazzi, usa la stretched perché è molto strecciata la visuale. Che cazzo ne so. Va bene, oggi Marza è impazzito, ragazzi. Pazzo sgravato. Neo da 100 di peso. Guarda che quello ci starebbe. Allora, vediamo. Compleanno, dai. Ha messo fortissimo. Aspetta un attimo. Ciao Luigi, bene te? Io sinceramente, ragazzi, qui farei solamente la linea bassa, perché questa rotation qui, ok, che aiuta voi, ma aiuta soprattutto quelli contro, perché quelli contro scavalcano e subito ti entrano in sight kits. Invece, se tu fai solo qua la linea bassa, loro sono costretti a tirare o dritto o a destra, ma con la linea bassa tu li ammazzi. Quindi questa rotation qua non la fate mai. Ok? No! Allora, Marza taglia molto di più. No, vabbè, tutti tagliano, Occhio. Io posso probabilmente... Era il compleanno di Marza quel giorno. Ok, ok. Qua Ying, vabbè, ha voluto provare il push con le flash. Allora, sono 2v2. Hanno già preso attico. Fortissimo. Devo un attimo stare attento. Ora vedo anche un pezzo di rotation. È sotto. Così, lui senza, ragazzi, il laser. Fire. Il Tada è dentro connector. Vediamo. Ma raga, finché perdono tempo meglio per loro. È visionario, Sì, sì. 15 secondi. Io la faccio entrare in bambini. 10 secondi. È riuscita per far me, ovviamente. 1v2. Planta. Sta plantando. Che coglione, raga. Ma raga, erano in due. Idiota, per i 12. Ma non erano in due quelli contro? Lol. Secondo me l'avversario ha trollato. Scale? Perché lì la raga doveva sticcare, cioè mancavano 2 secondi. Cazzo, lasci il defuser. Cioè non hai il tempo di fare i fake. Ehi amico, prenditi un po' di gas. Allora, 4v1. Li hanno distrutti, non si è visto niente ragazzi, perché lui sicuramente non ha fatto niente. Pure scale. Non ci credo. Da Fabio, scale da Fabio. Meglio Luigi. Ah, peccato, peccato. Vattene a più a defuse. Qua ragazzi voleva fare il figo, ma era 1v1. Ah ok, mi sembrava 1v2. Ma comunque lì devi sticcare. Pure se sei 1v1 ragazzi, lì devi sticcare perché non c'è il tempo di fare il fate. Il nazista? Lo dico dopo Astri. Va bene. Aspetta, allora, con ansia la tua risposta. 2-0. Ho perso un sacco di vocaboli italiani. Perché nel mondo non li uso e in stream non servono perché devi dire solamente strong e strong, pallone e gol. Quindi ho perso un sacco di utilizzo di alcuni vocaboli. Però Repubblica. La prima. Io sono sicuro, Gianco, che se tu non stimavi Repubblica, lo sapevi. Qua ragazzi, che... ovviamente devono per forza andare giù perché già hanno fatto 2-0. Sai cos'è successo? Perché lui è scritto così? Perché lui non si barrica, raga. Sai cosa aspettava? Un post alle 3 di notte. Ma chi fa le sedie in ceramica? Certo, il post del 3 di notte, delle 3 di notte. Qui ragazzi, la rotation si fa al contrario. Questa rotation si fa al... cioè scusami, lui... questa linea di tiro si fa al contrario, si rinforza qui e qua si fa linea. Perché se no, se tu rinforzi qui e qua fai linea, non puoi passare. E c'hai anche la finestra. Invece qua tu metti il rinforzo linea e tu puoi stare anche qua tranquillamente.
Ok? È meglio così, perché se no sei un po' bloccato. E tu da qua, da questa linea, puoi anche coprire da dietro se fai la rotation più alta, ok? Non si barrica, raga? Sai cosa aspettava? Un post. Un post alle 3 di notte. Chi fa le sedie in ceramica? Eh certo, il post del 3 di notte, delle 3 di notte. Che cazzo, ragazzi. Vediamo. Basta, guarda, se non esce oggi quello del post di Sky Calcio, io non so veramente quando a finire. Ragazzi, bello sto Sono site. Sono tutti fuori, raga. Lui è l'unico nel site. Ho cominciato conference. Quando mi fa sta cosa di solito si prende Castle. Conference spalancata. Ma tu devi sempre fare le strat senza il Castle. Poi con il Castle ovviamente aggiusti e le fai diverse, ok? L'avevo sentito. Finché dentro. Nice try. Qui Thomas, raga, ha piccato bene. Guarda. Svegliato. Boom. Ok. Oh, ragazzi, io non vorrei essere aggressivo in alcun modo, perché comunque lo sapete, sono una persona calma e che soprattutto mantiene il rispetto dall'inizio alla fine della partita. Ma è la seconda volta che sta giocando uno da solo, Se push è morto. Qua lui si è messo fuori games. Vabbè, non muore, ragazzi, okay. Io che ne è arrivato il connector. La zona, ragazzi, è diplomatico, ok? Lui non accetta queste cose scurrili verso il prossimo. Ma che cazzo? Ma porco! Sei un po' stronzo, però, cioè, ha capito, però... Cioè, ragazzi, troni, non c'è niente, ma Cristo Dio, vai oltre qui! Oltre lì, nel senso, guarda se c'è qualcuno dentro armor. Perché, ragazzi, il fatto... Qual è stato il problema? È proprio dietro il divano. Vi faccio capire che è successo. Qui tu vai oltre, vedi che c'è un buco. Ma se c'è il buco, secondo te non c'è sta già qualcuno dentro? E quindi lui magari l'avversario è messo qui, ha la linea di tiro e se l'è C'è nel mira. Ma che cazzo? Ma porco. Io perché cado in queste timorate da bambini di merda? Come si dice? È dentro la quindi... ragazzi. No good. Guarda. No, non ci credo. Sta a destra. È quello dal divano che... Va bene, ci vediamo domani, Cristonks, GG's. Basta. C4. Ciao Deimos, come va? Stai guardando in viaggio? Dove stai? Ragazzi, però c'è. Non poteva averci altro che Kaid è qui. Kaid è ping 5. Allora, 2v2. Lui gioca con Montaigne. Ci sta Montaigne, ragazzi, in team perché è OP. Però di giocarlo in team con i random è impossibile. Ma è una cazzata, ragazzi. No, avevo levato il resto. Qua è stata una cazzata quello che ha fatto Marza, perché tu qui devi comunque mirare il mira, perché già mirando il mira, meno già gli rompi il mira, lo graffi così non, il mira non vede più niente, e inoltre magari prendi tutto quello che c'è intorno. Ma qui c'è, non ha rotto neanche il mira. Quello più sopra andava. No, avevo levato il resto. C'è anche OP con montagna, ok. Che poi, ragazzi, non ho mai capito se si dice Montaigne o montagna. Io lo chiamo Montaigne. Non so se si chiama montagne. Qua, ragazzi, c'è. Ti posso dire che secondo me, raga, cosa che è personale, poi ognuno ha le sue opinioni. Vi posso dire che secondo me gli scudi li hanno buffati troppo. Sono un po' troppo OP. Specialmente la cosa dello scudo che tu spingi l'avversario, secondo me è troppo OP. No, non puoi, perché se lui mi spinge, io non ho il tempo di contrastarlo. E spesso succede, potete vederlo anche dai video miei, dai gameplay, che io do la coltellata allo scudo, Montaigne o comunque Blitz, e lui non si fa un cazzo. Poi mi spinge e io lì neanche gli posso sparare i piedi perché non ho neanche il tempo. Quindi secondo me sta cosa, ok che l'hanno buffato, ma secondo me sta cosa che lo spingi non ha senso, ok? Tanto è già stato buffato assai, può correre con lo scudo in mano. Può ricaricare dentro lo scudo, può girare la testa. Non mettere anche quest'altra cazzata. C'è anche bisogno di dirlo. Ma la gente, vedi, che secondo me è convinta che sia un buon buff che gli hanno fatto. Invece che allo scudo, secondo me è troppo. Cioè, veramente, dà fastidio. Dà veramente fastidio.
un po' morì, eh. Cioè io, perché il fatto qual è, ragazzi, è che non è che, comunque sta giocando molto bene, non è che la gente non lo usava perché faceva cagare. La gente non usava gli scudi, ma non li usa neanche tuttora, perché sono noiosi. Esatto. Cioè non è, vedete ragazzi, è impossibile. Cioè io ad esempio non lo uso perché è noioso, mi urta l'anima. Però è OP. Mettere più tempo di reazione. Sì, metti che tu mi spingi, ma se io sparo subito ti riesco a sparare ai piedi. Puoi coprire, io posso levare il resto. Cioè mettigli un minimo di pausa che lui mi può respingere. Perché io vorrei levare. Cioè è veramente una merda. Top fragger, sì, ormai veramente, cioè. Ora sì, ora sì. Puoi lanciare anche i gadget così, capisci? Cioè, capite? Quanti ne hanno? Senza la spinta sarebbe OP, va bene, cioè sarebbe buono. Ma con la spinta un po' troppo. Io entro da main. Un po' io non, se okay, io, secondo me non posso troppo entrare perché c'ho questa mina campion sulla sinistra. Ma le mappe di Fortnite ci sono sempre, Sabba. Non è ma te non si è. Oh, ma come se tu cerchi su Fortnite nelle mappe, codice il creatore Raziv, ci sono, le puoi giocare. C'è uno in porta pure, brother, sono tre qua, cioè non ha senso vivere proprio. Non l'ho itato. Vedete, ragazzi, Kaid non può fare un cazzo. Non può fare niente. No, c'era quel tipo dietro probabilmente. Madonna, ragazzi, vi giuro, mi triggera. Dovevamo, mi triggera sta cosa. Schifoso, guarda, 10-2 mi triggera tantissimo, vabbè, perché madonna, c'è troppa roba, raga. Troppo OP. Non t'ha visto. Sta cosa della spinta mi dà veramente fastidio. Soprattutto non entrare. Fanculo, cioè non ha senso tanto. Nice try. Allora, difesa. Armeria? Ash. No. Lui ha rischiato molto perché l'advantage pick ce l'aveva il ragazzo. Non è un buon funzionamento questo. Matrimoniale. Ma secondo me c'è il muretto davanti, c'è la. Non so dove sia l'altro per ora. L'arredamento. Interrogo. No, Marzo. Container è peggio di Blitz, sì. Anzi. È entrato, raga, dalla finestra principale. Nice. Ma dove cazzo guardi? Nice. Porco. Eravamo, ragazzi, un po', infatti, tristi. Bella non bestemmia, cioè. Mi mancava. Finalmente. Ora riconosco il video, ragazzi. Attento, Madonna, quanti colpi stai dando a questa finestra? Cioè, è immortale. Sì. C'hanno ancora il mira qui? Ok. Quando Montagna chiude lo scudo è il momento di pregare. No, ormai pure se non lo chiude lo stesso. Che tanto non lo prende. Madonna, ragazzi, il mio cane ha scorreggiato, voglio morire. Oh mio Dio, che schifo, porco. Uno sta al diffuso in 5. Mancano 15 secondi. No, ragazzi, sta venendo un infarto. È venuto sulle scale torre. Sta venendo un infarto. Muoio in live per la scorreggia del mio cane. Oh mio Dio, mio Dio. Madonna. La regola dello scambio a bare, ragazzi, non cambia mai, eh. Figato. No, non ci credo, dove cazzo sta. Non ce la faccio più. Merda, l'ho itato. Mio Dio, una betoniera, Cristo Dio. Oh. È davanti a te, Giacco. Uno è là. Sì, ma lo aspetto tanto. È qua sempre. C'ho il pixel qui. Qua, ottima rotation che si è fatto. Ci sta. Bravo. Comunque mi hanno sbanato l'account. Easy. Questo dopo è bravo. Ragazzi, non ci ho capito un cazzo dell'ultima perché ha tagliato. Cosa fai? 99. Quanto gli manca, ragazzi? Ah, gli manca 50 punti. Comunque, ragazzi, questo era Janko.